chiesa madre della città, di fondazione remota. Non abbiamo notizie certe in fase medievale. Di certo sappiamo che quando il feudo di Aiello viene comprato da, tra l'altro carissimo prezzo, dalla nobile famiglia valenziana dei Siscar, Paolo, che diventa conte di Aiello, Paolo era un valentissimo condottiero al servizio di Re Ferrante d'Aragona, e quando appunto diventa conte di Aiello decide di erigere la nuova chiesa matrice. Non sappiamo se in questo luogo sorgeva un'altra chiesa. Di certo, spero siate riusciti ad orientarvi, questa è la mole del castello. Probabilmente il primitivo centro abitato, cioè quello bizantino, secondo alcuni studiosi lì sorgeva la primitiva città. I Normanni l'hanno fortificata e hanno portato il paese qui, quindi Aiello, l'attuale Aiello, ha circa 1000 anni di vita. Oltre a questo aspetto che è molto interessante, Aiello era circondata da mura, perciò era una motta, cioè era una terra fortificata, e questo risulta già appunto dall'epoca normanna. Dunque, quando Paolo costruisce questa chiesa, la costruisce a ridosso delle mura della città. E qui sorgeva, ed era ancora in piedi nel Novecento, la famosa Porta del Tuvolo, che era molto bella, era alla fine di questa scalinata, si è tavallata di ponente, e queste che sono le mura perimetrali della Cappella del Santissimo Sacramento, purtroppo distrutta non dal terremoto, ma dalla... se vogliamo così dire, dalla noncuranza dell'arciconfraternita che l'aveva protetta, la confraternita che raccoglieva la nobiltà scelta della città, fu purtroppo abbandonata. E però quello che è interessante è che la parete absidale di questa cappella è in realtà un muro di cinta. Quattro porte urbiche, di cui il tuvolo, il cosiddetto tuvolo o tubolo, la porta dei Pignatari, la porta di terra, la porta di San Giovanni. E questa struttura bellissima, possente, con questo, tra l'altro, questo muro a scarpata e un'ogiva, probabilmente era parte delle mura urbiche. Quello che vedete, questa struttura viaria che è il Corso Luigi de Seta, è nata purtroppo nel Novecento, quando Aiello, devastata dal terremoto del 1905, dove perirono 23 persone e che rovinò gran parte del patrimonio edilizio della città, fu purtroppo assediata da questa smania pur lecita di creare un impianto viario centrale. Allora cosa fecero? Su questo terrapieno che era delle mura, hanno costruito la strada, sventrato una parte di questo palazzo che è stato arrotondato per far passare la strada carrabile. Ma la tragedia qual è? Che risalendo da Santa Maria purtroppo sono state abbattute diverse case, i giardini appianati e soprattutto distrutto il monastero di San Giacomo delle Monache, che era la quinta scenica della famosa Piazza Soprana, dove adesso c'è il municipio. E il giardino delle monache ancora esiste il terrapieno del giardino delle monache, quindi è stato fatto uno scempio. Niente di meno, siamo risaliti al fatto che il convento delle monache di San Giacomo, dove ovviamente accedevano le figlie dei notabili aiellesi, era stato ingrandito da Monsignor Calvo, vescovo di Tropea, di cui ancora rimane lo stemma. Quindi immaginatevi una città completamente diversa, con strade di accesso molto piccole, praticamente non carrabili se non da veri e propri carri, e soprattutto con un impianto medievale spettacolare che confluiva nella piazza che avete visto, cioè la piazza della Praca, che era il punto nodale dove passavano le due arterie fondamentali. Ovviamente l'arteria più importante era la cosiddetta Via Roma, che partiva da Santa Maria e arrivava alla Piazza Soprana. La piazza dove avete visitato il palazzo Giannuzzi, era a Piazza Suttana, leggermente più bassa rispetto. Quindi erano le piazze, diciamo, di uso civile, erano queste: la piazza Santa Maria e la piazza rappresentativa, dove per antichissima tradizione gli aiellesi accendevano la focara,
cioè il fuoco che attendeva la venuta di Gesù bambino, che si vegliava davanti a questo grande fuoco. Il dubbio della costruzione del campanile di Santa Maria deriva da questa bellissima monofora, che sembrerebbe una monofora quattrocentesca e che originale il campanile probabilmente era quella aperta in questa struttura che di per sé sembrerebbe quella di una torre, ma in realtà era una torre campanaria bellissima. Fino al terremoto del 1905 era splendida come il campanile di Santa Maria della Consolazione a Cleto, con quattro ordini, tutti profilati in pietra, balaustrata di pietra, la cupola sopra a pagoda. Il terremoto del 1905 la fa inclinare paurosamente verso ponente. I vigili del fuoco di Roma, che sono stati incaricati di aiutare la popolazione dopo il terremoto, l'hanno demolita. E l'hanno demolita fino al primo ordine. Quello che vedete è una costruzione di mattoni degli anni 30. Per cui il campanile di Santa Maria era bellissimo. E tra l'altro, in totale assenza di grandi costruzioni, il campanile era visibile da tutta la Valle dell'Oliva. E il suono delle campane raggiungeva le campagne. Era una cosa bellissima che ancora... di cui si parlava all'inizio del Novecento, perché la torre era slanciata, alta, ed era un pinnacolo in mezzo a tutte le altre case della città. E la torre probabilmente era stata costruita da Pietro Barbalonga, questo famoso scultore e architetto che aveva realizzato anche la parte nuova della chiesa. I Siscar hanno lasciato soltanto una traccia, purtroppo, il resto è stato cancellato, ed è questo magnifico portale di pietra che è stato scolpito evidentemente da maestranze meridionali influenzate ancora dal gusto tardo quattrocentesco. E nel ricordare il nome di Paolo Siscar c'è anche la data 1492, quindi si scopriva l'America e veniva eretto questo magnifico portale, di cui rimangono tra l'altro dei volti ancora visibili, delle maschere apotropaiche nei capitelli del portale. Sicuramente nella lunetta ci doveva essere un affresco cancellato dal tempo, in tempi recenti non se ne videro neanche le sinopie. Nel Settecento era stato creato un corpo avanzato con due colonne corinzie e la chiesa aveva una fronte più alta, che poi è stata demolita dopo il terremoto, quando la chiesa è stata devastata. Da qui si capisce il gusto rinascimentale di chi l'ha creata. Però qual è stata la tragedia? Che a furia di tentare di recuperare irrecuperabile sono stati fatti scempi architettonici. Il più grave di tutti è l'obliterazione degli archi rinascimentali, di cui si vedono i pilastri, sono stati tirati fuori nel 1982, e però gli archi sono stati tamponati e robustiti, dicono loro, da profilature di calcestruzzo affogate. Per cui tutti questi archi ad ogiva che vedete nascondono archi a tutto sesto. Facendo in maniera molto casalinga un saggio con un trapano, siamo riusciti a scoprire che sotto appunto questa struttura in calcestruzzo, poi sopra ci sono gli archi in pietra e ci sono ancora. Quindi uscita fuori proprio. Sono conservati ma sono affogati. Nel creare questo scempio sono stati demoliti gli stucchi bellissimi della chiesa. Il cassettonato ligneo molto bello a lacunari è stato in gran parte distrutto, obliterate le finestre originali e trasformate in monocoli, e quindi la chiesa è estremamente buia, e soprattutto si è persa traccia di quell'impianto rinascimentale barocco che doveva essere monumentale. Tra l'altro su questo lato, anche qui ovviamente c'era un arco, quindi vedete le campate sono molto grandi e dovete immaginare che i pilastri fossero quadrangolari e molto snelli, molto slanciati. Quindi la chiesa si doveva presentare anche in maniera molto elegante. E qui su questo lato per certo affacciavano tre cappelle monumentali, una delle quali era quella di San Marco Evangelista, che era di proprietà della famiglia Giannuzzi. Vi lavorò Pietro Barbalonga, che aveva curato gli interni e gli esterni della cappella. Quando
si fecero i restauri novecenteschi, purtroppo l'arciprete Solimena le fece demolire con tutto quello che c'era per erigere la nuova cappella del patrono. Dell'impianto originario rimane il magnifico arco santo, che adesso vedremo, la cappella dei morti, che è una cappella settecentesca costruita per la grande devozione che il popolo aveva ovviamente per le anime del purgatorio. Questa era non una confraternita ma una procura. Si aspetta un intervento massivo su Santa Maria. La cappella dei morti è stata decorata nel Settecento in maniera molto aggraziata dagli Ioele o Gioele di Fiumefreddo Bruzio. C'era una pala d'altare andata perduta. Nell'Ottocento maestranze napoletane attive sul territorio hanno realizzato l'altare e la balaustra. Qui sono esposti, giusto per assaggio, una parte dei paramenti di proprietà della chiesa, ma i più belli sono qui nella cappella del Cuore di Gesù. Magnifico portale del Tempio dei Siscar, con l'accesso alla sacrestia cosiddetta dei nobili. L'arciconfraternita del Santissimo Sacramento non si sporcava col popolo, per cui la nobiltà aveva accesso da questo arco monumentale, e questo arco monumentale è dotato, qui si apriva la cappella, c'era un'inferriata con una tenda di velluto rosso. Durante le celebrazioni i nobili sedevano nei postergali di legno, chiudevano per bene l'inferriata e tiravano la tenda, il popolo fuori, i nobili dentro. Fu per questo motivo molto probabilmente che l'arciprete Solimena, dopo il terremoto, li mise di fronte a un out. Restaurate la cappella e ve ne preoccupate, oppure ce ne preoccupiamo noi? Evidentemente la risposta è stata negativa. L'arciprete ha approfittato per far crollare la cappella e spostare il culto del sacramento nella cappella ottocentesca che era dedicata al patrono, anche per eliminare questo dislivello sociale tra il popolo e la nobiltà.